Salve, oggi parliamo di un libro presentato al Salotto Caracci del martedì 22 maggio 2012, un libro curato da Barbara Scapolo e contenente un'opera del grande poeta francese Paul Valéry. Quest'opera, che si intitola Eupalinos o l'architetto, edita da Mimesis 2011, è un dialogo platonico. Oh, sì, perché Paul Valéry scrisse dei dialoghi platonici con personaggi appunto platonici intorno al 1921. Questo dialogo in particolare è il più importante, ritradotto dalla stessa Barbara Scapolo, curato da lei e poi con una postfazione molto bella a fine libro. Allora, Paul Valéry, come dire, si reinventa un personaggio di Socrate, del resto già reinventato da altri, e anche dallo stesso Platone sostanzialmente, perché Socrate, che non scriveva, come si sa, è sempre un personaggio a nome del quale poi si parla, no? Naturalmente. Ecco, Valéry si inventa un personaggio di Socrate piuttosto anomalo. Un personaggio che, come dire, parla dalla tomba, parla dall'aldilà, come un'ombra, e parla con uno dei suoi personaggi, con uno dei personaggi dei dialoghi platonico-socratici, Fedro. Quindi il monologo è un dialogo fra Socrate, il grande filosofo della Maieutica, e Fedro. Di cosa parla questo dialogo? Beh, Socrate di Paul Valéry è un Socrate particolare che dalla tomba in qualche modo rivendica una sua, come dire, una sua vocazione all'architettura che lui non avrebbe espresso durante la sua vita. Una vocazione quindi all'arte, alle forme, alla bellezza, che sarebbe stata sovrastata da da un altro suo aspetto, che sarebbe stato dominante, quello cioè volto alla conoscenza, quindi alla filosofia pura, alla ricerca dei modelli ideali delle cose, dei modelli ideali delle forme, insomma, alle idee. Quindi già qui si vede una contrapposizione che Socrate dalla tomba delinea fra una vita dedicata alla conoscenza, conoscenza però in senso platonico, e una vita dedicata invece alla costruzione di forme, come quella per esempio dell'architetto. Socrate avrebbe avuto dentro di sé una vocazione in qualche modo frustrata o comunque subito rimossa dall'adolescenza, dalla giovinezza, dell'architettura, una vocazione rimossa all'architettura. Cosa vuol dire tutto ciò? Beh, se noi distinguiamo, come fa Socrate in questo dialogo, spinto dall'amico Fedro, fra conoscere e costruire, beh, possiamo dire, da una parte il conoscere inteso in senso platonico è conoscere comunque le idee. Le idee cosa sono? Sono i modelli ideali delle forme. Quindi la forma, essendo scaturente, quindi anche copia, un derivato dell'idea, non è tanto importante per il filosofo Socrate, Platone, quanto sono importanti le idee. Di un tavolo non è tanto importante la forma di quello specifico tavolo, di quel determinato tavolo, quanto è importante l'idea di tavolo. Quindi il conoscere, in senso socratico-platonico, sarebbe conoscere l'idea di tavolo, il modello di tavolo, ma non quel determinato tavolo nello spazio e nel tempo, quel tavolo che io vedo, che io percepisco, che io tocco, che io annuso. Quel tavolo che passa attraverso la mia sensibilità, quindi il fenomeno tavolo. D'altra parte invece c'è il costruire. Il costruire appunto suppone un altro tipo di visione del mondo, non filosofica, non basata sulla conoscenza nel senso ideale, cioè nel senso socratico-platonico. Il costruire presuppone quindi uno studio e una costruzione appunto di quelle forme che nell'ambito della filosofia platonico-socratica erano state in qualche modo rimosse o comunque rese subalterne rispetto al modello ideale studiato dalla filosofia. Il filosofo puro quindi studierebbe le idee, l'architetto avrebbe a che fare con le forme. E
qui naturalmente Socrate, il Socrate è morto, qui il dialogo di Paul Valéry ha anche una sua ironia, no? Quasi di stampo leopardiano, cioè del leopardi, delle operette morali, e col Socrate morto è come se rimpiangesse questa sua vocazione di artista. Sostanzialmente poi l'artista, avendo a che fare con le forme, smentirebbe naturalmente tutto il discorso platonico della svalutazione dell'arte, di tutte le arti, tranne la musica, come si sa, in Platone. E invece Socrate proprio questo dice: ho ingannato i miei allievi, ho ingannato me stesso, ho dedicato tutta la mia vita alla conoscenza e non ho capito che qualunque conoscere passa comunque attraverso le forme, proprio quello che il conoscere puro svaluta, rimuove e considera naturalmente subalterno, considera copie della realtà, apparenze, fenomeni. Ora, la contrapposizione conoscere e costruire è una contrapposizione strana. È chiaro che la costruzione, cioè quella a cui si dedica per esempio quell'artista particolare che è l'architetto, si contrappone non tanto alla filosofia o al conoscere, quanto a un certo tipo di conoscere, cioè al conoscere ideale del platonismo e del Socrate vivo. Qui il dialogo è molto interessante perché anche dal punto di vista letterario, a parte un linguaggio lirico di somma levatura in cui filosofia e poesia appunto si incrociano splendidamente, si amalgano splendidamente in una specie di prosa d'arte, qui praticamente è interessante proprio appunto il modo in cui Socrate parla addirittura delle proprie finzioni, sostanzialmente, finzioni, apparenze, cioè l'apparenza e la finzione, e quindi l'errore, di aver soltanto cercato il vero, di aver cercato soltanto la verità. Si sa che l'arte naturalmente parte invece proprio dall'apparenza, dalla forma, dalla finzione. Socrate è quasi un pentito qui. Questo è un dialogo in cui Socrate appare un pentito in quanto rivendica una vita che non ha vissuto, anzi che ha sciupato, tra l'altro insegnandola all'altro sotto forma di appunto insegnamento di conoscenza pura. Socrate in un passaggio molto appunto ironico, addirittura nella parte finale, dice: io la mia morte, la morte di Socrate, è apparsa così enfatica, così apologetica, così ricca, così sontuosa, ma sostanzialmente cosa ho fatto io se non recitare la mia morte? Quindi recitare un'ultima volta. È molto spassoso e gustoso questo brano di Valéry in cui c'è un Socrate che in fondo diventa un anti-Socrate, un Socrate che prende in giro addirittura se stesso e che quindi rimpiange, quindi ripudia tutta questa vita basata sulla ricerca della conoscenza pura. E invece chi è l'architetto? Beh, l'architetto è quello che non parte dalla conoscenza pura. Certo, c'è filosofia della conoscenza anche nell'architettura, ma è una conoscenza che passa attraverso la ricerca e la costruzione di forme, di quelle forme che il platonismo svalutava. Questa è la prima dicotomia che c'è appunto in questo libro, di cui si discute in questo libro, Eupalinos o l'architetto, fra conoscere e costruire, che poi si potrebbe anche interpretare come una dicotomia fra filosofia pura e arte. L'arte è sempre applicazione di ciò che non è del tutto ideale, no? Di ciò che è invece formale, quelle che Nietzsche definiva come le magnifiche apparenze, come le magnifiche finzioni. L'arte è un fingere. Quindi è una finzione, è un dipingere, è un fingere quasi nel senso leopardiano, del fingo, del plasmare al tempo stesso finge. Questo appunto è l'arte. Quindi l'arte ha bisogno proprio di quello che Platone sottovalutava, della finzione, dell'apparenza, della forma non pura. Ma l'architetto le costruisce queste forme. E sono forme che appunto vengono costruite dall'architetto all'interno dello spazio che circonda l'edificio e sulla terra, e con un materiale appunto che è terrestre, pietra, roccia, appunto costruzione sulla base di materiale terrestre, quindi della terra, proprio della semplice terra e di ciò che di terra appunto è fatto, come il marmo, come il cemento, come qualunque appunto materiale scaturito dalla umile terra, quindi da quella forma, da quell'apparenza che non è cielo,
Beh, è proprio terra. Il titolo, Eupalinos o l'architetto? Beh, qui si parla proprio di un architetto greco che Fedro, l'interlocutore di Socrate, indica a Socrate come modello di una concezione nuova dell'arte, soprattutto dell'arte architettonica. Eupalinos, in effetti, storicamente era un ingegnere che fece alcune cose appunto ad Atene importanti, non era un architetto. Valéry lo sceglie come appunto modello o come l'architetto per antonomasia, insomma, e da cui scaturisce appunto un'idea nuova di arte e anche di appunto architettura. E la contrapposizione fra conoscere e appunto costruire sprigiona poi una vera e propria esaltazione dell'arte dell'architettura, che insieme appunto alla musica diventa arte somma, arte delle forme, arte nello spazio, arte del plasmare appunto la materia sulla base di una idea che non viene sovrapposta alla materia, che non viene sovrapposta al sensibile, quindi imposta, ma che coopera, dialoga con il sensibile. Sostanzialmente l'idea dell'architetto, e quindi anche di questo Eupalinos, è praticamente un'idea che, lungi dal sovrapporsi, dal violentare la materia nella quale costruire una chiesa, un tempio, un palazzo, appunto una casa, si armonizza con la stessa, come dire, logica interna alla materia, ossia l'architetto che appunto utilizza la materia come la materia in qualche modo vorrebbe essere utilizzata, cioè secondo delle dinamiche che non sono del tutto quelle sovrapposte alla materia, ma sono quelle implicite nella materia stessa. Facciamo un esempio tratto dalla natura, come appunto lo si fa qui, l'albero. Beh, l'albero è un prodotto, no? È un prodotto della natura, è un prodotto della natura che si autoproduce. Chi è il produttore dell'albero? Beh, non è l'uomo, l'albero si fa da sé. Eppure l'albero è perfetto, ha una sua logica olistica, ha una logica nella quale, per esempio, il tutto, come dire, sopravanza, cioè soggiace alle parti, e le parti convergono appunto nel tutto. Non c'è una parte dell'albero che potrebbe sopravvivere indipendentemente dall'albero. Quindi c'è un tutto. Questo tutto è, come direbbe appunto Aristotele, l'entelechia dell'albero. Quindi quel nucleo di senso, di forma appunto integrale, globale, che fa sì che ogni parte non possa sopravvivere senza le altre parti. Ecco, questa è la logica globale, appunto olistica, armonica di un prodotto della natura. Non è un prodotto dell'uomo, quindi, ma della natura. L'uomo non potrebbe fare un albero. Eppure si dice l'artista dovrebbe imitare quella unità, quel telos, quell'insieme perfetto, quella perfezione teleologica, olistica e armonica che è nell'albero, dove tutte le parti convergono appunto nell'insieme, nell'entelechia dell'albero. Ma dice Valéry Socrate, che poi Socrate parla appunto a nome di Valéry, l'artista non può imitare soltanto l'arte. È troppo facile, o forse è troppo difficile. È impossibile che io faccia un albero come l'albero che è già in natura. Quello già esiste, è perfetto, ha una sua logica che non può essere imitata. Certo, la natura ci può insegnare delle cose, ma non insegnare a ricostruire appunto un albero. Quindi l'imitazione, dice Valéry Socrate, non è proprio il fine dell'arte, che non potrebbe imitare la natura, quindi costruire una natura di secondo grado, altrimenti avrebbe ragione Platone quando vede nell'arte una copia della copia, essendo appunto una copia di ciò che come oggetto è già copia dell'idea. No, lungi dall'imitazione della natura, la forma appunto artistica è in qualche modo l'insieme fra l'idea che per esempio l'architetto ha di quello che deve costruire, senza imposizione sulla materia, e come dire, l'idea che è già nella materia, ossia quell'insieme di presupposti, di possibilità, di finalità che sono già nella materia indipendentemente dall'uomo. C'è quindi una doppia logica, la logica dello spirito che non si impone sulla materia ma che in qualche modo si imprime nella materia, e la logica della materia che si fa imprimere, ma al tempo stesso suggerisce allo spirito dell'artista la intelaiatura di fondo, il senso e soprattutto quella energeia, potremmo dire con Aristotele, quell'energia finalistica che c'è già, per esempio, nell'albero.
Quindi, ripetendo, non c'è imitazione della natura, c'è una imitazione forse dell'impulso teleologico energetico che già c'è all'interno della natura. Ecco, quindi l'artista, nella fattispecie l'architetto, quell'architetto che Socrate avrebbe voluto essere, l'artista è colui che riesce praticamente a far quadrare il cerchio di uno spirito che assembla le parti della materia in qualche modo e della stessa materia che risponde e corrisponde al telos assemblante, assemblatore dello spirito. Facciamo un esempio. Se io lavoro con il legno di un albero per realizzare appunto un qualcosa, bene, da una parte c'è la mia idea di fare qualcosa, per esempio un tavolo o un armadio o una qualsiasi cosa, un qualsiasi oggetto artistico fatto di legno. Da una parte c'è la mia idea con cui io costruisco, potremmo dire la mia entelechia, l'entelechia del mio spirito. Dall'altra però c'è anche il rispetto, chiamiamolo rispetto, non è il termine giusto, della logica stessa con cui sono assemblate, per esempio, le fibre del legno, no, come fanno gli artisti. Io cioè utilizzo quelle fibre, ma non posso sfibrarle, non posso andare oltre naturalmente la logica con cui le fibre stesse vogliono essere assemblate. Per cui nell'arte c'è una duplice corrispondenza fra spirito e materia, anzi potremmo dire fra spirito e spirito della materia, fra logica dell'artista, entelechia, idea, non platonica però, perché non è indipendente dalla materia, e idea della materia stessa, finalità. Telos, finalismo e logica di autocostruzione spontanea della natura stessa. L'albero è appunto un oggetto che si autocostruisce spontaneamente. Chi è il produttore? Nessuno, potremmo dire. Il produttore è la natura, ma anche questa è una personificazione. L'albero si autoproduce, l'idea dell'albero è già nell'albero e le parti sono subordinate al tutto. Nell'opera d'arte, lungi abbiamo detto dall'imitazione di quell'albero, c'è praticamente il processo di armonizzazione e coordinamento delle parti dell'albero, una volta che quest'albero è diventato legno, sulla base però delle stesse esigenze che la materia di cui l'albero è fatto suggeriscono. Quindi abbiamo parlato di conoscenza e costruzione, abbiamo parlato della vocazione segreta che Socrate aveva. Nell'essere appunto un architetto, il che è molto simbolico, il che suggerisce tantissime idee. Essere architetto vuol dire, secondo Socrate e Valéry, essere artista puro. Anzi, qui vengono esaltate soprattutto due arti che sono l'architettura e la musica, che hanno tra l'altro una loro convergenza. Entrambi hanno a che fare con forme, poi sostanzialmente. L'una ha appunto una forma in qualche modo materiale. Cioè, un'idea è impressa in forma materiale. Pensiamo a un tempio, pensiamo al tempio di Hermes, di cui lo stesso Eupalinos era appunto l'artefice. Tra l'altro, un tempio appunto ispirato ad una passione amorosa addirittura. Quindi le colonne, la forma del tempio che diventa incarnazione di una passione, no? È una bestemmia contro chi pensa che l'architettura sia soprattutto a gelida arte, no? E d'altra parte la musica. Beh, la musica è una specie di architettura sonora, come l'architettura è una specie di sinfonia in pietra. Ecco, sono molto belle le parti in cui si cita questa sinestesia, questa corrispondenza, questo incrocio, no? Fra la musicalità della pietra e la solidità del suono, e l'architettura del suono. Questa è pura sinestesia. Su questa sinestesia, appunto, si basa tutto il discorso di Socrate, che appunto avrebbe voluto essere architetto, forse avrebbe anche voluto essere musicista. Ma allora che c'entra la filosofia? Beh, la filosofia c'entra in quanto qui si delinea un'idea anche del sapere, della conoscenza, che non è conoscenza pura, che non solo parte invece dalle forme, ma che se si vuole esprimere, si esprime attraverso forme. E le forme non sono soltanto il surrogato dell'idea o la copia dell'idea, sono quelle che fanno dell'idea quella che è. Come nell'albero. Nell'albero non c'è un insieme di forme e un'idea imposta da un demiurgo, poniamo appunto all'albero, all'organismo albero. Sono tutt'uno. Quasi aristotelicamente l'entelechia si attualizza attraverso le forme.
ma non c'è un prima e un dopo. Non c'è un prima dell'entelechia e un dopo della materia. Materia e entelechia si organizzano insieme. Questa quadratura del cerchio fra entelechia della materia, potremmo dire, e entelechia dell'idea, beh, questo è appunto un insegnamento che il socratico Valéry o il valeriano Socrate deposita in questo stupendo dialogo, che quindi si vede che ha a che fare con l'estetica, poi sostanzialmente. Certo, mettere di fronte il costruire al filosofare può essere anche blasfemo, no? In fondo il filosofare si potrebbe dire è già un costruire, come appunto la costruzione, direbbe qualche architetto, si basa già su un'idea filosofica. Attenzione, ma bisogna vedere quale filosofia sta dietro un'architettura e quale architettura soddisfa appunto una filosofia che non sia staccata rispetto all'architettura stessa. C'è un altro esempio di questo personaggio Tidone il Fenicio, no? Tidone il Fenicio di cui si parla in questo dialogo a proposito della sapienza dell'architettura è appunto un personaggio che creava vascelli. Un architetto di navi, no? Un architetto di vascelli, di navi. L'architetto è colui che pensa la nave e poi la lascia andare nel mare. Ma questo Fenicio, questo architetto di navi, insomma, costruttore di navi, appunto Fenicio, non pensava soltanto al vascello quando costruiva il vascello per l'oceano, pensava anche all'oceano. Ma guarda un po', pensava anche all'oceano come materia interna o entelechia interna alla costruzione stessa del vascello. Per cui bisognava tener conto non soltanto dell'idea di vascello di nave che tu devi praticamente portare sul mare, no? Ma devi tenere conto anche del mare. Quindi l'entelechia del mare, per dirla così, penetra nell'entelechia dell'artista. In altre parole, si potrebbe dire che l'architetto, anche quell'architetto di navi che è un costruttore di navi, l'architetto cosa fa? Se non rispettare la doppia entelechia, la doppia intelligenza, il doppio finalismo dell'elemento materiale, in questo caso il mare, elemento mobile, che quindi è compatibile soltanto con oggetti mobili, come un vascello che rispetta la mobilità, e poi entelechia dell'artista, che costruisce qualcosa di bello, oltre che di funzionale, e quindi costruisce appunto una nave. Che è un momento stabile, come dire, un oggetto stabile in un mare mobile. Quindi in questo caso l'architetto, ed è naturalmente anche un modello estetico, deve supporre mobilità e immobilità. Per esempio, terra e mare, la stabilità della terra, l'architettura, e l'instabilità, potremmo dire, musicale del mare. Quindi vascello sul mare è un po' come dire appunto mare. Attorno al vascello. È il contesto che decide, della sintesi fra bellezza e funzionalità, come nella vera, appunto, architettura. C'è un aneddoto che poi, Valéry racconta, il Socrate, appunto, Valéry, molto bello in questo dialogo, che anche qui, specifica qual è la differenza fra prodotto naturale, no? E prodotto artistico. Lungi dal famoso principio, anche un po' romantico, secondo il quale il prodotto, naturale, il prodotto artistico dovrebbe essere altrettanto perfetto, organicamente perfetto rispetto a quello naturale. Socrate appunto racconta, in questo racconto del Valéry, Socrate, stava appunto camminando sulla riva del mare. Fra mare e terra, quindi sulla battigia, sul bagnasciuga. Sappiamo quanto Valéry amasse il mare e quanta poesia di Valéry praticamente si è ispirato alla bellezza e anche alla profondità, come dire, metafisica di questo elemento che è il mare. Benissimo, allora Socrate racconta che stava camminando, a un certo punto lungo la riva del mare, vede una forma strana, vede una forma, la raccoglie, sostanzialmente è un ciottolo, è una conchiglia perfettamente formata e subito si accorge che è già un'opera d'arte, perfettamente levigata, perfettamente lavorata, perché chi lavora qui è stato il mare e il tempo, il sale, la corrosione. E a questo punto si fa delle domande, no, su questo oggetto.
esempio, il produttore di questo oggetto chi è? Questo oggetto si è autoprodotto o è eteroprodotto? Una opera d'arte, intanto non è l'uomo, non è l'uomo che ha fatto quell'opera, è il mare, è l'elemento mobile, ma in quest'opera ci si è messo anche il tempo, oltre che la corrosione del sale. Allora, l'opera d'arte deve imitare in qualche modo il principio creatore, autoproduttore di questo capolavoro che è la conchiglia perfetta, questa specie di avorio levigato, eccetera. Beh, sarebbe impossibile. Però il ritrovamento di questo capolavoro rigettato sulla riva dal mare. Beh, ci insegna tante cose, per esempio ci insegna, non so, il ruolo del tempo nel lavoro dell'opera d'arte, ma ci insegna anche il concetto di resistenza. Il ciottolo ha dovuto al tempo stesso resistere ad abbandonarsi, il ciottolo, la conchiglia, ha dovuto al tempo stesso resistere ad abbandonarsi al mare per essere levigati in questo modo. Quindi c'è stata anche qui una dualità concorde e armonica, potremmo dire, di attività e passività. Quello che avviene appunto nell'arte, dove l'artista nel costruire l'opera è al tempo stesso attivo in quanto costruttore e passivo in quanto corrisponde passivamente quasi con la passione della passività alla finalità dell'elemento naturale, ossia alle dinamiche, alla logica, alle resistenze stesse che sono implicite all'interno della natura. Questo episodio è molto bello, l'episodio della conchiglia ritrovata. Torniamo un attimo al rapporto fra architettura, appunto, e musica. Abbiamo detto che per Socrate non soltanto la filosofia, ma l'arte in genere deve ispirarsi, per il Socrate di Valeri, deve appunto ispirarsi all'architettura, che è un poiein, tra l'altro. Valeri parla di una poietica, non soltanto di una poetica, quindi di un fare. Il poiein è un fare. Ecco. Allora, l'architettura è appunto esprime un concetto dell'arte come fare. Ma se è vera questa sinestesia di cui abbiamo parlato, no? La sinestesia architettura-musica, quindi rocce che in qualche modo hanno la musica all'interno, quindi colonne che suonano o cantano, e è al contrario, appunto, una musica che ha una sua solidità architettonica. Beh, allora viene fuori una magnifica espressione che usa qui appunto Socrate e il Valeri Socrate quando parla appunto di tre possibilità, tre modalità di edifici. Gli edifici muti, come dire, gli edifici che proprio non parlano, non dicono niente, gli edifici che parlano, che hanno un loro appunto significato tutto interno però alla loro funzionalità, e gli edifici che cantano. Questo è bello, gli edifici che cantano, un tempio che canta, come potrebbe essere il Partenone. Quindi la musica all'interno dell'architettura. Questa è la vera perfetta sinestesia a cui l'arte, anche l'arte della parola e la stessa conoscenza non platonico-socratica dovrebbe appunto attingere. Quindi l'architettura che canta. Dall'altra parte si potrebbe dire appunto la musica che fa da colonna o che comunque sta, giace come appunto una architettura di note. Vedete come questo dialogo praticamente parla, intanto in maniera fortemente lirica, di tanti appunto argomenti, tantissimi argomenti. Questo dell'architettura che canta è uno degli argomenti più importanti, come per esempio la presenza del corpo. Fra Fedro e Socrate a un certo punto si parla anche del fatto che nell'architettura è il corpo che si esprime, non soltanto perché è il corpo che fa, che pratica. Cioè le idee hanno delle mani nell'architetto, ma anche nel senso che appunto il corpo è della partita in quanto il prodotto architettura, il prodotto cioè tempio per esempio, ha a che fare col corpo perché il corpo è in rapporto con quella cosa, è in rapporto con l'ambiente, è in rapporto con il contesto. Mi sembra che il mio corpo sia della partita, dice a un certo punto. Uno dei personaggi, cioè lo stesso Eupalinos, come racconta Fedro, il mio corpo è della partita, di questo tempio partecipa il mio corpo, come il mio corpo partecipa dell'ambiente, del contesto spaziale e della stessa terra di cui è fatto questo tempio, così appunto il mio corpo per la proprietà transitiva partecipa
partecipa del tempio, perché il corpo nell'architettura è misura del mondo e non le idee. Le idee non bastano. Ciò non vuol dire però che le idee non contano nell'architettura come nell'arte. Vuol dire che le idee devono tenere conto del corpo, le idee devono tenere conto della forma, dell'apparenza, della bellezza, della finzione, e poi alla fine, di fronte a una vita, che cosa resta poi, sostanzialmente, no? Questo è il mea culpa che sviluppa Socrate. Che cosa resta della vita? Resta la conoscenza? Cioè, poniamo una vita dedicata alla conoscenza. È una vita riuscita? Socrate ha dedicato la sua vita alla conoscenza e insegna ai suoi allievi di dedicare la propria vita alla conoscenza. È una vita riuscita? Io ho finalizzato la mia vita al sapere. E il fare dov'è? Il costruire? Che cosa restano? Restano le idee. Certo, gli idealisti lo possono dire, restano le idee o restano le forme? Le parole possono restare quando sono scritte, ma l'architettura, per esempio, resta. A volte resta anche più delle parole. Ma bisogna chiedersi che cosa resta. Paradossalmente restano le forme. Può essere che restino le forme e non resta l'idea che in quelle forme, di quelle forme si è impregnata, quell'idea che in quelle forme si è espressa. Quindi restano appunto le forme, e come nella musica e nell'architettura. Noi potremmo anche non sapere quale idea aveva Beethoven nel creare il chiaro di luna. Che ci importa di sapere l'idea che aveva Beethoven? Noi ascoltiamo al chiaro di luna la sonata di Beethoven e ci diciamo: è stupenda, è bella, affascinante, ha mille significati. Magari l'idea che presiedeva quella sonata è scomparsa anche nello stesso compositore. È un esempio del fatto che nell'arte, in questo caso musicale, può essere anche nell'arte architettonica, l'idea, come quella del Partenone, paradossalmente tramonta l'idea e resta la forma. Quindi l'immortalità, finché il tempo non farà strazio anche delle forme, l'immortalità, quel poco di immortalità che resta, quella traccia appunto immortale che resta, diventa appunto l'immortalità della forma, paradossalmente. È tutta un'autocritica quella che fa Valéry in questo Eupalinos, o l'architetto, anzi, che fa praticamente il Socrate va lì. Nell'estetica si distingue fra, no, bellezza e funzionalità a volte dell'arte, della forma artistica, bellezza o funzionalità. Bene, potremmo anche risolvere questa diatriba appunto sintetizzando, andando su un tertium, che appunto tertium datur, che sarebbe niente, non c'è né soltanto utilità né soltanto bellezza, ma c'è per esempio il fatto, il fare dell'opera. A un certo punto Valéry, Socrate, esprime una strana idea, no? Quella che dell'opera non conta tanto l'opera stessa, quanto l'operare. Del fare l'opera non conta tanto il fatto, quanto il fare. Quindi il creare in fieri, anche perché la vita è in fieri, perché la creazione artistica non dovrebbe essere appunto in fieri? Ecco, Barbara Scapolo ieri appunto raccontava che appunto lo stesso Gide, se non sbaglio, appunto, aveva strappato di mano una composizione di Valéry perché lui la voleva rifare ogni volta, con una verve, come dire, perfezionista che forse ricorda l'Ariosto dell'Orlando Furioso, e naturalmente questo non finiva mai, naturalmente la composizione non finiva mai perché era un continuo toccare, ritoccare, intervenire, appunto una costruzione in fieri che a questo punto sarebbe finita con la fine della stessa vita di Valéry, e meno male che l'editore a un certo punto, cioè che Gide in questo caso, gli abbia strappata di mano. Ma anche questo che cosa vuol dire? Che per Valéry l'opera al tempo stesso deve essere vicina all'architettura, alla solidità dell'architettura, ma anche alla versatilità, alla mobilità della musica, no? C'è un brano molto bello che poi è quello stesso legato alla conchiglia sulla riva del mare. In fondo l'ossimoro dell'opera d'arte è esemplificato in forma architettonica, ma appunto non solo, dalla compresenza mare-terra, cioè stabilità-movimento, quindi anche spazio-tempo, stabilità della terra, movimento del mare, no? Ciò che faccio sulla terra deve essere stabile, perché appunto la terra lo garantisce come stabile, materia stabile, pietra, roccia, concreto,
costruita, innalzata, edificata, e dall'altra parte ciò che costruisco sul mare è chiaro che deve far parte delle modalità, deve rispettare le modalità di ciò che sta sotto, della materia, cioè della materia mare, dell'elemento mare. Quindi non posso costruire un castello sul mare, devo costruire un vascello sul mare, una nave che si adatta naturalmente all'elemento materiale. L'opera d'arte poi sostanzialmente è qualcosa che deve avere la logica di entrambi, di mare e terra. La grande poesia o la grande letteratura, che si ispira appunto ai modelli dell'architettura e della musica, come dire, devono risentire di entrambe le modalità, modalità di stabilità architettonica, materiale, e praticamente stabilità invece ondeggiante, appunto sinuosa, in divenire, come quella appunto di tutto ciò che deve essere costruito o allestito o edificato sul mare. Quindi un Socrate, come dire, che si pente di aver fatto il puro filosofo. A un certo punto Socrate dice: io c'erano tanti Socrati in me, io ne ho privilegiato uno, ne è andato avanti uno ed è morto così, per Bacco, è morto quel Socrate, quell'unico Socrate, che adesso invece non era il migliore dei Socrati. E fra i tanti Socrati che non si sono realizzati c'è appunto proprio il Socrate architetto, una bellissima idea ispirata a questo appunto dialogo. Quindi abbiamo detto varie cose su questa magnifica opera di Valéry, molto ben curata, devo dire, da Barbara Scapolo, con una postfazione che ne illustra anche i collegamenti appunto culturali, le ascendenze, le derivanze, i legami culturali che ci sono dietro questo testo appunto filosofico, testo estetico, testo però di profonda, a mio parere, bellezza appunto letteraria. L'uomo cosa fa sostanzialmente rispetto alla natura? L'uomo che non potrà mai imitare la natura, dice Socrate, impone appunto una sorta di disordine all'interno dell'ordine. Chi è l'artista? L'artista è quello che parte dall'ordine disordinato, praticamente fa un lavoro che viene dopo l'opera del demiurgo platonico, che partiva dal disordine e lo trasformava in ordine. L'artista fa il processo contrario, cioè l'ordine del demiurgo lo ritrasforma in disordine per poi appunto assemblarlo però su altri appunto criteri, che devono appunto rispettare gli stessi criteri di movimento spontaneo, di teleologia appunto spontanea della natura. Ci sono pagine molto belle che naturalmente si potrebbero leggere di questo magnifico dialogo appunto platonico di Socrate, e direi a questo punto di leggere appunto un brano che ci parla proprio del Socrate pentito, ecco. E concludiamo questo mio intervento, stavolta è stato un pochino più lungo rispetto agli altri, perché il libro appunto in effetti valeva la pena, suggerisce tantissimi appunto argomenti, tantissimi spunti. Socrate dice: ahimè, un saggio che lascia di sé solo il personaggio di un parlatore e diverse parole immortalmente abbandonate. Che cosa ho dunque fatto, se non dare a credere al resto degli umani che io la sapevo assai più lunga di loro intorno alle cose più dubbiose? E il segreto di farlo credere consiste in una morte condotta bene, la famosa morte di Socrate, ornata di una tale ingiustizia, circondata di tali amicizie, da oscurare il sole e turbare la natura. Che cosa c'è di più temibile del farne una sorta di capolavoro? Fare una sorta di capolavoro della propria morte, quando per esempio si è sprecato una vita o si è indirizzato una vita soltanto sulla meta della conoscenza, e qui Nietzsche sarebbe d'accordo. La vita non sa difendersi contro queste immortali agonie. Ingenua, essa immagina incontrovertibilmente che il meglio della tragedia cominci dopo l'ultima parola dell'ultimo verso. I più profondi sguardi dell'uomo sono destinati a vuoto, convergono oltre il tutto. Ahimè, dice Socrate,
Ho usato una verità e una sincerità molto più menzogniere dei miti e delle parole ispirate. Insegnavo quel che inventavo. Ingravidavo le anime sedotte e con perizia le assistevo nel parto. Ingravidavo le anime sedotte e le assistevo nel parto con perizia, allusione alla maieutica, con un rovesciamento, no? Di segno, dal più al meno, di questo esercizio di cui il Socrate vero si vantava. Bene, chiudo appunto il discorso di questo anti-Socrate che insomma, ci lascia veramente perplessi, stupiti, ma anche, come dire, insomma, gradevolmente sconvolti, perché per questa nuova visione, per questa geniale reinvenzione di un Socrate che diventa il pubblico ministero di se stesso.